lasciare accesi. Ma no, indubbiamente sai che viene il progetto che state facendo a Pomezia è lodevole, insomma io l'ho letto sul giornale. Certo, ci sono tutte le difficoltà di fare un progetto che poi dovrebbe essere trasferito a una città grande come Roma. E quindi oggettivamente, insomma, la prima difficoltà è qui. Il problema dei rifiuti, come dicevi te, quando che scoppia il caso come Napoli, e diciamo quando che scoppia il caso perché siamo al limite proprio, del limite massimo della cosa. Io però mi ricordo che uno dei problemi che avevamo noi qui a Roma, e ovviamente nel nostro municipio, ma tutta Roma, è che noi, da quando ci sono i contratti di servizio con l'AMA, abbiamo la grossa difficoltà di controllare che venga applicato il contratto di servizio, perché già se viene applicato in parte il contratto di servizio che il Comune di Roma fa alla società AMA, diciamo che già lì una prima raccolta differenziata viene fatta. Io mi ricordo che ho seguito questa cosa nel 96, quando ero la passata consigliatura presidente della Commissione Ambiente e che appunto mi interessavo, avevo dato un parere come commissione, poi dovevamo seguire il discorso dell'applicazione del contratto. C'era un certo numero di campane di vetro, di contenitori per carta e quant'altro, che però poi alla fine, compresi il lavaggio e la pulizia settimanale dei cassonetti, che quella praticamente è stata fatta solamente nella prima fase di applicazione del contratto. Successivamente, poi qui il problema poi è politico, c'era come diciamo la volontà di non far decollare questa cosa, perché sul contratto di servizio, io che l'ho letto, perché ho dovuto esprimere un parere come Commissione Ambiente, parlo del 96, lì c'era tutto elencato, cioè la differenziata con la plastica, la campana di vetro, i cassonetti, la pulizia, il lavaggio settimanale, la sostituzione dei cassonetti rotti, tutte queste cose qua. Però io adesso sono ritornato dopo 8 anni in municipio a fare il consigliere. Allora, di quel contratto di servizio ne è rimasto ben poco. È rimasta... Si parla di un altro tipo di raccolta dei rifiuti, però secondo me prima di parlare della raccolta reale andrebbe fatta una campagna di sensibilizzazione dalle scuole e dai cittadini, e poi dopo, prima di partire, bisogna rifare la mappatura e l'installazione di nuovi cassonetti per la raccolta differenziata, perché io non credo che oggi a Roma si possa fare un discorso del genere, ma nemmeno lontanamente si può pensare, perché noi abbiamo, io ho letto, stavo dicendo con Riccardo, sul programma municipale che ha presentato il centrodestra in questo municipio, quando si parla di raccolta differenziata si parla a grandi linee, cioè si dice bisogna farla, però nessuno dice, però noi vediamo, e questa la grossa responsabilità del comune, diciamo, io parlo di 10 anni, non parlo di questo dell'anno passato, 2 anni fa, perché quando dai municipi, io mi ricordo 97-98, noi denunciavamo al municipio, cioè al comune di Roma, che nei municipi non veniva rispettato il contratto di servizio, noi dall'altra parte trovavamo un muro di gomma, e questo degrado che c'è diciamo sulla raccolta del municipio, c'è nello specifico, è figlio della non applicazione di questo contratto. I cassonetti rotti, i cassonetti non lavati, questa è una cosa che viene da lontano. Quindi il problema della raccolta differenziata esiste, è lodevole, va fatto, però prima secondo me va fatto uno sforzo che qui da questo punto di vista, mi dispiace, siamo in casa nostra, lo dobbiamo dire, ma questa cosa è stata carente anche l'amministrazione di sinistra che ha governato Roma negli ultimi 10 anni. Perché il contratto di servizio, l'ho letto, altro così, è bellissimo, voi l'avrei letto sicuramente, è un contratto bellissimo che tutela i cittadini, però il problema è che non viene applicato, perché poi tutte queste cose, dopo, lascia oggi, lascia domani. Un altro problema che diciamo non veniva visto, che veniva lasciato indietro, era la sostituzione e il ripristino dei cassonetti rotti.
noi sappiamo che se un cassonetto manca il pedale per alzare il coperchio, in quel cassonetto non viene più messa l'immondizia. E se per disgrazia dentro al cassonetto c'è già, diciamo, dei rifiuti di qualche giorno, che quello non viene nemmeno svuotato, se mancano le ruote, quella lì dentro fa, diciamo, una sorta di combustione, è quello che causa il problema a livello di cattivo odore e compagnia bella. Quindi io in municipio l'ho detto, non abbiamo notato sul programma della destra nessuna cosa. A grandi linee hanno detto bisogna fare la raccolta differenziata. Io però so che in zone dove è più alta il numero delle campane di vetro e dei cassonetti della carta, come per esempio Val Canuta, perché l'avevamo fatti mettere all'epoca del 96-97, sono tutti stracorni. Quindi io mi batterò in municipio perché comunque vada ripristinato in un certo senso il rispetto del contratto di servizio. Poi ripartiamo da qui. È logico che il futuro va nella direzione che dici te della raccolta porta a porta, però noi sappiamo che in una città complessa come Roma questo comporta tutta una serie di cambiamenti a livello strutturale diciamo della raccolta fatta in sé. Per esempio devono cambiare questi qui anche a livello, diciamo, di occupazione. Adesso noi sappiamo che un raccoglitore dei rifiuti va una persona con un camion e gira. Se noi facciamo questo tipo di raccolta anche a livello occupazionale il costo si alza. Poi certo c'è il risparmio per lo smaltimento dei rifiuti, però voglio dire lo sforzo grande sarà quello, perché noi ci dobbiamo rendere conto che noi produciamo il doppio dei rifiuti che dovremmo produrre. Una cosa, poi passo la parola a Fabio, che credo che venga presa poco in considerazione, è il discorso di ripristinare nei limiti del possibile, sempre nel rispetto di tutte le norme igieniche possibili e immaginabili, la vendita dei prodotti alla spina. Perché per esempio mi ricordo il latte, la varchina, tutte le cose che si potevano, il vino, eccetera, eccetera, adesso abbiamo tutto vuoto a perdere, tutto vuoto che va comunque in discarica. E io credo che un paese, se poi dopo, certo, poi dopo dietro, non vorrei che dietro alla, diciamo, alla distribuzione del prodotto alla spina si giri sempre dietro qualcosa, che poi alla fine c'è la cosiddetta mancanza di rispetto delle regole. Però una cosa fondamentale è anche questa, perché hanno calcolato che nei rifiuti che vengono immessi nei cassonetti, cioè nel circuito, un buon 20% è di questo materiale che viene usato per i prodotti che potrebbero essere venduti alla spina. Quindi ecco, una cosa fondamentale secondo me dovrebbe essere questa. Io mi fermo qui, però questo è un problema grave, che quando viene alla luce, come a Napoli, diventa un problema nazionale. Però questo è un problema che c'è in tutti i municipi di Napoli, in tutta Italia, dove, tutta Italia parlo da Roma in giù, perché sopra su sta cosa sono molto attrezzati, insomma, ecco.